Ciao, buonasera, bentornati sul mio canale. Siamo nel mio bagno, è sera, sono esattamente, che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Le 20:44. Non ho neanche mangiato, penso che mangerò un po' di frutta dopo, perché non ho proprio appetito oggi. Cioè stasera intendo, poi ovviamente oggi ho mangiato e adesso facciamo una bella skincare e andiamo a utilizzare i prodotti skincare coreana con tutti i prodotti che vi ho presentato in un video che vi lascio qui. Allora, mi devo struccare, come vedete, ma poco, non è che sono truccata chissà quanto. Quindi faccio questa parte off camera e ci vediamo dopo con la detersione. Rieccomi magicamente struccata, quindi passiamo alla detersione e utilizziamo questo maxi mega detergente che appunto sto utilizzando. Si chiama The Face Shop, lo avrete sicuramente già sentito. Appunto, io lo sto utilizzando non da tantissimo, però insomma, mi sono già fatta un'idea e vedete come è fatto? Non ho legato bene i capelli, adesso li vado a legare. Vediamo di evitare di sporcarmi. Ok? La mia fedele spugnetta e con delicatezza vado a rimuovere tutto. Allora, lascia la pelle morbidissima e meravigliosa. Piace tantissimo. È proprio il genere di detergente di questo tipo, insomma, che mi piacciono. Questo veramente ve lo consiglio. Se avete una pelle matura, se avete una pelle secca, sensibile, stupendo. Passiamo al tonico. Il tonico è un tonico che voglio provare da anni. Sto parlando sempre di un tonico al riso, quindi un po' continuiamo a utilizzare il riso ed è lui strafamoso, è di I'm Foam, è un tonico tra l'altro vegano ed è lui. Stupendo, lo shaker un pochino, è un latte, appunto un latte, scusate, volevo dire un tonico lattiginoso, emolliente, meraviglioso, insomma, lo sapete già, avete già capito che è un prodotto che io amo particolarmente. Vado un pochino a shakerare e poi lo applico in questo modo. Se lo vedete, mi ricorda vagamente, no? Quello appunto di Pixi lattiginoso che è il Milky Tonic, che mi piaceva molto. Questo ancora di più forse, è ancora più, dona comfort alla pelle, la calma e mi piace veramente tanto. Quindi se avete queste esigenze, se avete un po' la mia tipologia di pelle, merita tantissimo questo tonico. E appunto anche questo lo utilizzo, vedete, da poco, non da tantissimo, però ne basta poco di prodotto, è veramente molto molto efficace a mio avviso e è molto proprio lenitivo, calmante, stupendo e mi piace proprio lavorarlo con le mani, applicarlo. Ora andiamo ad applicare.
il siero all'acido ialuronico, eccolo qua, ovviamente non potevano scegliere, tanto Maxi siero all'acido ialuronico Water Essence, e strafamoso tra l'altro, guardate che pack straordinario, soprattutto un maxi formato da 50 ml, quindi quasi il doppio, e lo andiamo ad applicare. Poi in abbondanza, aspettate che finisco a far così. Ok. Io scendo anche un po' sul décolleté, perché se iniziate ad avere anche una zona un po' segnata, l'acido ialuronico è fondamentale. Un leggero massaggio, ma sapete che i sieri non vanno massaggiati. Io poi ho anche scelto il Bright Side Up, questo, che è un siero alla vitamina C, e ovviamente lo andiamo a applicare successivamente, perché se vogliamo applicare due sieri, ricordiamoci sempre che mettiamo l'acido ialuronico come base e poi successivamente applichiamo questo. Questa è la regola. E guardate che bello, bellissimo. Facciamo due, ok? Se lo applichiamo tutti i prodotti, cosa che forse non farei, nel senso che la vitamina C preferisco applicarla al mattino, alla sera no, faccio una bella, come dire, applicazione generosa di acido ialuronico. Non abbiamo il contorno occhi, ma vabbè, non importa, lo applicherò off camera. È che ho scelto questi prodotti. Poi abbiamo questo prodotto che è il Daily Care Ampoule ed è il Calming and Hydrating, ovvero centella. Lo volevo provare da tanto anche questo e lo andiamo a provare insieme. Qualche prodotto, appunto, come vi ho detto, li ho ricevuti a verso metà luglio, sì, più o meno. Ok, e andiamo a applicare anche lui. Così proprio facciamo una skincare routine super. Bene, è un'ampolla gigante in vetro, cosa che apprezzo sempre molto, e direi che mi durerà un'eternità. Ha la capacità, il potere, un'azione, come vi dicevo prima, calmante, ovviamente è la centella, ma anche idratante, quindi insomma. Stasera ho fatto un po' un mix, un'aggiunta a un po' i vari sieri, ma va bene, insomma, giusto per farvi vedere. Adesso che vi ho fatto vedere tutti i prodotti, perché li ho fatti vedere tutti, applicati tutti, ovviamente a parte lui, ma lo vedremo poi presto in azione, andiamo ad applicare la maschera. La maschera è la maschera appunto Habib, questa è una maschera overnight, che applichiamo insieme. È dotata della sua spatolina per poterla prelevare. È una maschera in gel trasparente. Io adesso faccio così, l'applico in dosi abbastanza generose, così. Ok, poi cosa faccio? Poi lavo questo, mi armo di un pennello da fondotinta che è tipo lingua di gatto e inizio a. Questa poi, tra l'altro, essendo una maschera overnight, che io le amo tantissimo, cosa faccio? La lascio agire tutta la notte. È una sleeping mask, overnight sleeping mask, chiamiamola un po' come vogliamo, e andrà a idratare la mia pelle anche durante il riposo notturno, e quindi
io sono tranquilla di svegliarmi domani mattina con una pelle nuova, una pelle idratata, rimpolpata, rigenerata e è ancora più bella. Se voglio la porto anche un po' giù nel collo. Stavo leggendo diciamo, le istruzioni proprio qui nella confezione, in inglese insomma, e dice di applicarla come ultimo step del pomeriggio, della sera, insomma, step skincare, e poi di cleanse, quindi di eliminarla, quindi fare una detersione, the next morning. Quindi facciamo così, vedete che ancora un po' la massaggio, tanto si fa massaggiare bene e vado a dormire. No, forse non ancora, è troppo presto, però io vado a dormire abbastanza presto, a meno che ovviamente non sia fuori. Io 10, 10 e mezza dormo già normalmente, perché poi mi sveglio anche al mattino presto, quindi è tutto collegato, ma ve l'avevo già parlato. Invece fino a un po' di anni fa andavo a dormire tardissimo. Si cambia. Ok, la stendo anche fino a qui, tanto mi metto a fare la doccia. Devo dire che è una meraviglia anche al tatto. Sembra molto levigante. Basta. Questa è tutta la mia skincare routine di questa sera, una skincare routine targata, quindi YesStyle, una skincare routine coreana. Spero di, insomma, di avervi tenuto compagnia, che vi sia piaciuta. La sto ancora massaggiando, ma piano piano si assorbe, quindi poi posso andare a dormire. Vi abbraccio, vi mando un bacio e ci vediamo presto, domani, dopodomani, con un nuovo video. Ciao!